Caro diario, Katami mi ha chiesto di andare a fare il tifo per lei a un torneo di scherma questo fine settimana. Lo so, le cose sono cambiate da quando l'ho incontrata per la prima volta. Ti ricordi? Si presentò a scuola come una misteriosa schermitrice. E fu molto brava. Il problema è che non fui l'unica a rimanerne impressionata. Adrian, il mio Adrian, cadde sotto il suo incantesimo. E ancora peggio, l'ho aiutato io ad avvicinarsi a lei. Ti stavo chiedendo che cosa dovrei fare con Katami. La regina di ghiaccio. Che cosa? La pista di ghiaccio, sì, ho detto questo, per rompere il ghiaccio si va a pattinare sul ghiaccio. La pista di pattinaggio? Come se non bastasse il tempo che trascorrono insieme perché i loro genitori sono amici. Ricordi quando sono stati a Londra? E se Adriano rimanesse rapito dal suo vestito e dall'acconciatura? E se ballassero insieme a ricevimento? E se facessero un romantico giro per la città in una carrozza? Sarebbe la fine del mondo! E avevo ragione, lì si sono avvicinati. Katami fu persino acumizzata a causa dei suoi sentimenti per Adrian. Sto saltata, Ladybug! Adrian sarà mio para sempre! No! Il fatto è che ho scoperto chi è veramente Katami. Vuoi essere chiamata con il tuo nome o con un soprannome? Con il mio nome? Grazie, Marinette. Hai dei capelli molto lucenti. Vuole solo fare amicizia, tutto qui. Anche se a volte lo fai in modo goffo. Che cos'è quest'app? Oh, accidenti! Era questo che Katami stava guardando per tutto il tempo! 30 consigli per fare amicizia? Non so come comportarmi. Posso essere amica di una ragazza che ama lo stesso ragazzo che amo io? E se lei è Adrian... No, non voglio pensarci. Non posso. Andrò al torneo di scherma con lei e andrà tutto bene. A presto, caro diario!